sinteticamente, ovviamente, queste sono le caratteristiche di questi termometri, che sono indubbiamente, se ci pensate, dei termometri di grandissima precisione. Attenzione, la lettura di questa grandezza, temperatura fatta con il termometro di resistenza è una lettura assoluta. Prestazioni, vedete, 0,1, questo intorno alla temperatura ambiente più o meno. 1/10, attenzione, man mano che la temperatura aumenta questi numeri diventano, arrivano fino all'ordine di grandezza del grado. Vi voglio evidenziare, perché è una delle pochissime situazioni, quella della temperatura, in cui l'incertezza è espressa in maniera assoluta. Cioè, l'incertezza è più o meno 0,01 grado centigrado o 0,1 grado centigrado. Quindi in pratica voi trovate l'espressione dell'incertezza in gradi centigradi, e cioè in maniera assoluta. In quasi tutti gli altri sensori l'incertezza invece è sempre in piccolo, è l'incertezza relativa. Quindi si parla di, virgolette, 2%, 3%, 0,1%, eccetera. Solo nelle temperature l'incertezza è espressa in modo assoluto. Cosa cambia? Una piccola digressione, però fa parte di una considerazione che dovete tenere a mente. La grandezza temperatura, a differenza della pressione, della massa e delle altre grandezze, a 1,0 cresce sempre. Ma se voi dite che state ragionando sulla temperatura termodinamica, la termodinamica di cui questa temperatura è espressione è la termodinamica del continuo, ed è la termodinamica in cui la continuità del mezzo rappresenta la base per poter esprimere US e tutte le altre grandezze. Bene, allora, la grandezza temperatura se voi ci andate a ragionare espresso in questo modo ha un limite che non è più un limite fisico, ma è il limite della termodinamica. Del continuo. Allora, tradotta in termini abbastanza semplici e comprensibili, la grandezza temperatura su una scala logaritmica 0, 10, 100, 1000, no, più o meno il continuo finisce a 1600, cioè su 3 decadi c'è tutto il mondo governato dalla fisica del continuo, dalla termodinamica e dalla definizione di temperatura così come abbiamo ragionato. Al di là della terza decade, quindi a 1600, che sarebbe quasi 2000, va?
in temperature assolute, l'ipotesi di continuità cade. Di conseguenza tutti i ragionamenti a cui siamo abituati dal punto di vista dei bilanci di massa di energia. Chiaro? Quindi attenzione, quando si parla di temperature nel sole pari a 50.000 gradi, non è temperatura, è, virgolette, un qualcosa che ragiona in maniera simile, ma la vera temperatura è misurabile e definibile secondo la scala Kelvin, basata sui ragionamenti che abbiamo detto, la scala internazionale pari, fino a 1800 gradi Kelvin. A quel punto capite il perché l'incertezza non può essere percentuale. Chiaro? Quindi attenzione, il grado e la scansione che noi utilizziamo sono qualcosa che al di fuori della continuità non è applicabile e comunque vale solo per due ordini di grandezza. Sulle altre grandezze fisiche, alla pressione, a qualsiasi altra grandezza fisica, voi andate dallo zero, che è il valore dello zero assoluto nell'universo, è qualche cosa come la pressione, non ha nessun significato al di fuori di alcune situazioni, poi andate a le pressioni di 200, 300, 1000, 10.000 che comunque raggiungete in fenomeni che si controllano. Okay. Se pensate alla lubrificazione, se pensate agli stati tensionali dei solidi, la pressione può arrivare a ordini di grandezza 10 alla 12, 10 alla 14. Cioè, la pressione rispetto alla temperatura, quanti ordini di grandezza? Un numero infinito, mentre invece la temperatura su tre ordini di grandezza già ha finito tutto. Quello che è descrivibile nell'ipotesi di continuità è di essere al di fuori dei fenomeni relativistici. Non ci stiamo là. Ok, siamo ingegneri, siamo coi piedi per terra. Ecco perché poi parlare di un centesimo di grado e di un decimo di grado è un'informazione necessaria, ma nell'ambito di quelle informazioni è chiaro che il centesimo di grado nel misurare eventualmente la temperatura del sole non ha nessun significato. Quella è un'estensione del concetto di temperatura, non è la temperatura. Torniamo a questo punto, cerchiamo di chiudere il ragionamento su R uguale R di T. Termoresistenza, l'alternativa alle termoresistenze e quindi al non uso di metallo che dà luogo a queste tipologie, attenzione, questi strumenti sono normalizzati, cioè esiste una norma per cui quando lo strumento viene venduto a norma è costruito e rispetta tutta una serie di criteri che sono riconosciuti e riconoscibili. La norma è un patto tra costruttore e venditore e compratore. Il compratore, se ordina lo strumento a norma, sa che lo strumento è stato costruito rispettando tutta una serie di protocolli, sia protocolli costruttivi e tecnologici, sia prestazionali. È come il tubicino, andate a casa vostra, vedete il tubicino del gas che collega la vostra cucina, il vostro fornello alla rete. Moltissimi ormai ci hanno impresso norma Unicig, eccetera. Quel tubicino, d'accordo, costa di più, ma è garantito sia nella sua durata sia nelle sue prestazioni. Se mettete un tubicino normale, succede qualcosa, l'assicurazione non vi paga. C'è il risvolto. È lo stesso risvolto pericolosissimo in certe applicazioni che può dar luogo
a quella che è una repulsione. Noi abbiamo due repulsioni, i medici e gli avvocati, no? Perché sono due persone con le quali abbiamo difficoltà da ingegnere interagire. Premesso che io ho sposato prima un medico e poi un avvocato, okay. E il secondo è divorzista, quindi non posso fare niente. Qualunque cosa viene benissimo. Quando dicono il cartello sull'autostrada, dice obbligo di pneumatici da lì, ok, da Ceprano fino a arrivare a Montfugno. Nel momento in cui voi avete un incidente e non ci avete le ruote termiche, una quota parte di colpa dell'incidente è la vostra, secondo l'assicurazione. Allora, la stessa cosa, il tubicino del gas, se è a normativa, significa che è stato prodotto e ha subito una serie di prove, per cui è garantita la sua prestazione, la sua durata nel tempo. Se voi mettete un tubicino normale, poi succede un evento, siete voi che avete sbagliato a non applicare la norma, perché vi consigliano, ovviamente quello che costruisce le cucine a sua volta scarica la responsabilità, ed è una catena di Sant'Antonio. Quindi la normativa è un patto silente, automatico. È come se io dicessi: io compro questo tubicino perché so che tu me l'hai garantito, e se tu non lo vendi fuori dalle norme vieni buttato fuori. Chiaro il ragionamento? Benissimo. Torniamo a questo punto ai sensori di temperatura a base resistenza. L'altra versione è quella che invece di essere a base metallo è a base non metallo. Ok? Bene. I semiconduttori. I semiconduttori sono sempre basati su R uguale R di T, però questa volta il sensore è un ossido di metallo, in particolare un ossido di metallo leggermente arricchito di componenti metallici. Bene, questi sensori, che adesso stanno cominciando a invadere il mercato quando io ho bisogno di misurare la temperatura, non, virgolette, con una precisione eccessiva, o meglio, ho bisogno di controllare la temperatura. Benissimo, come funzionano? Funzionano su una legge che è completamente diversa, è una legge logaritmica inversa, cioè la resistenza è esprimibile come alfa è elevata a meno beta t, cioè una legge che dà una variazione di resistenza non più lineare, ma una variazione di resistenza di questo genere. Quindi al variare della temperatura, al crescere della temperatura, la resistenza decresce, ma decresce fortemente, perché sono non conduttori. Bene, lo vedete qui, di solito la maggior parte sono NTC, cioè negative temperature coefficient, cioè c'è una resistenza che diminuisce all'aumentare delle temperature. Le prestazioni le vedete qui, si va da termoresistenze che hanno ordine di grandezza dei 100 kOhm, prendiamone una che ha 100 kOhm, questa qui a 250 sta a 100 ohm, cioè in 250 gradi la variazione è dall'ordine di grandezza dei kOhm a 100 ohm. Sono dei sensori molto molto piccoli e molto efficaci, in particolare efficaci nel darvi, virgolette, il segnale della variazione. Sono nel, se farete un po' di controllo, i cosiddetti derivatori, cioè quei sensori che vi danno il segnale, anche umanamente, certe volte, mai sposare una donna derivatore, perché lo fa impazzire, perché a ogni piccola cosa si altera, si incazza, pure quando fa il figlio sta morendo, eccetera. Sempre integratore. Le donne devono essere integratori, gli uomini devono essere derivatori, perché devono essere capaci di, cioè chi combatte deve essere un derivatore, ok?
perché chi invece deve stare, quindi le donne devono essere degli integrati. Allora, campo di temperatura, allora, vantaggi, basso costo. Costano un ordine di grandezza 4-5 euro. Piccole dimensioni, piccoli tempi di risposta, segnale molto forte. Campo di temperatura non molto elevato, tra 0 e 300, solo qualcuno va sotto lo 0, ovviamente stiamo parlando dello 0 Celsius. Curva caratteristica fortemente non lineare, qualche possibilità di deriva, ma anche gli ultimi li hanno stabilizzati. Valore di misura da correggere per autoriscaldamento. Allora, se uno dei fattori di non affidabilità delle termoresistenze era l'R4, quando io ho una resistenza che a temperatura più o meno ambiente vale 10 o 100 kg, qualunque corrente ci faccio passare, l'R4 è fortissimo. Chiaro? Quindi, se qui il costo del sistema di lettura è fondamentalmente un costo connesso a poter fare le variazioni, misurare le variazioni di resistenza dell'ordine dei 20-30 ohm, perché 20-30 ohm cambiano 100 gradi, e quindi io devo avere un ponte molto sensibile e che fa misure con correnti piccolissime, in modo tale che l'R4 è 150 per un numero piccolissimo, perché si fanno misure con i milliampere. Quando andate nei termistori, anche se tenete i milliampere di alimentazione, dall'altro lato ci sta il chilo. Quindi lì l'R4 diventa forte, quindi si autoriscaldano, leggono la loro temperatura di equilibrio per essere sicuri che state valutando bene, dovete essere certi di conoscere il coefficiente di dissipazione, il problema termico. Ok, allora, un esempio che sicuramente potete verificare in ogni momento. Quando adesso andate nella vostra macchina che ha il termistore nello specchietto esterno, misura la temperatura, appena entrate, adesso, specialmente adesso che ci sta una forte radiazione, 56-58 gradi, ma vi pare possibile? Se voi andate su Wikipedia, la massima temperatura misurata sulla Terra a livello ambientale è 58. Com'è possibile che la vostra macchina sia circondata da aria a 58 gradi? Non è possibile. La macchina è stata ferma, il sensore si è riscaldato, è stato, virgolette, riscaldato dalla radiazione e anche dal fatto che la maggior parte delle macchine ormai sono metallizzate e quindi riflettono, quindi questo sensore è stato esposto sia alla radiazione diretta che a quella proveniente dalla carrozzeria. Voi cominciate a camminare e pian piano ci mette una decina di minuti per arrivare a darvi un segnale credibile, cioè scendere in questo momento ai 20 che ci sembrano estremamente caldi, ai 20 gradi. Il vostro piccolissimo sensore non è colpevole di niente. Sta là, vi deve dare un'indicazione e non una misura della temperatura ambientale. Ve la darà quando man mano si è raffreddato e quindi man mano il suo equilibrio termico gli consente di darvi un segnale superiore a quello della temperatura ambiente. Ok? Ma che ovviamente chi lo ha montato lo ha corretto, perché ci ha inserito il coefficiente di dissipazione.
questo coefficiente di dissipazione, quelli della Fiat lo calcolano a una velocità media di 50-60 km/h. Allora, l'unica indicazione vera di quel sensore è quando voi state viaggiando perfettamente all'equilibrio termico a 60 km. Se andate a di più, il sensore si raffredda e quindi vi dà una temperatura più bassa di quella che è la vera temperatura. Se andate più piano, il sensore si riscalda e vi dà una temperatura più alta. È chiaro che l'uso dei termistori, proprio per l'autoriscaldamento, è un qualche cosa che dal punto di vista della misura, ma siccome nelle temperature spesso prevale la necessità di misurare per controllare, ok, non l'ho fatto apposta, ma l'episodio di oggi è colpa di un termistore, se la temperatura ha superato, oppure di un sensore di fumo, se, come dicono, è un... Cioè, all'interno del sistema di allarme, che cosa ci mettete? Una termoresistenza in modo tale che avete un'incertezza di un decimo di grado? Ma quando è che date l'allarme? Se la termoresistenza è lenta e quindi ha bisogno di secondi se non di minuti in convezione naturale? O ci mettete un termistore che appena vede che c'è una variazione forte di temperatura al di sopra dei 50, 40, 50 là intorno, scatta. Poi c'è il sensore di fumo, quello è un'altra cosa. Probabilmente qui è andato il sensore di fumo, ma l'altro sensore che misura la temperatura è che ovviamente dà il secondo allarme, è un termistore, non c'è dubbio. Anche per un'altra ragione, perché se no qua dentro, se io mettessi termoresistenza, sono 400, 800 ci vogliono in quest'aula qua, circa 3.000 euro solo per misurare la temperatura. Non credo che conviene. Quindi, allora, campo di temperatura eliminato, curva non lineare, possibile deriva, valore di misura da correggere, e questo è il problema. La correzione deve essere funzione di che cosa? Della conoscenza del campo convettivo che condiziona la lettura del sensore. Certe volte lo potete avere, in altre situazioni, tipo per esempio quello dello specchietto, dovete scegliere un valore, lo correggete, solo in quella situazione avete una lettura esatta, altrimenti. Ultimo sensore di cui parleremo oggi e martedì, che dà un segnale elettrico e che è molto diffuso, sono le termocuffie. Cosa sono le termocuffie? Ve ne introduco, così poi durante il weekend il vostro cervello, invece di pensare a parole, pensa alle termocuffie. A parole, io non l'ho dimenticato, però se a destra l'avessero cacciata a calci per 4 giornate prima che segnavo 4 gol, era cambiata la serie. Chiaro? Allora, termocuffie. Cosa sono le termocuffie? Lo schema, io ho fatto una battuta. Lo schema è questo. Allora, due fili sottili di metalli diversi. Quindi, metallo A, metallo B, metallo A, giunti autogeni. Che significa?
giunti che vengono ottenuti per saldatura senza materiale di apporto, non la saldatura con lo stagno di basso fondente, ma portando a fusione tutti e due i fili e poi facendolo raffreddare. Quindi due giunti diversi, questi giunti sono immersi, quindi autogeni con tutte le cose che abbiamo detto, sono immersi a temperature diverse, ai capi di questo schema. Quindi lo schema elettrico deve essere quello. Ci deve essere metallo A giunto, metallo B giunto, metallo A. Bene, ai capi, e questo è A, e questo continua a essere A, sia ben chiaro. Se io qui ci metto un voltmetro, la differenza di potenziale ai capi di questo schema elettrico, quindi di questo circuito, è proporzionale, secondo la legge di Seebeck, mi ricordo ancora le guerre di indipendenza, perché ci facevano le domande del capo aperto. Ok, la legge di Seebeck cosa dice? Che ai capi di questo schema, che si chiama circuito termoelettrico, c'è una differenza di potenziale delta V che è proporzionale a delta T, dove alfa è un alfa a B. Cioè c'è un coefficiente di Seebeck, una linearizzazione vera e propria tra effetto e causa. Cioè voi avete una circolazione di corrente elettrica spinta o virgolette causata dalla differenza di temperatura. Attenzione, nelle varie leggi che voi conoscete dell'ingegneria, che sono sempre delle leggi lineari, perché noi siamo dei linearizzatori, se c'è una differenza di potenziale elettrico c'è una corrente, se c'è una differenza di temperatura c'è un flusso di energia nel moto calore. Queste sono le due leggi normali. Questo è un effetto incrociato, e cioè il gradiente di temperatura fa circolare gli elettroni e cioè determina corrente. Ok? È ovviamente un fenomeno particolare, non è quello generale a cui noi siamo abituati. Io devo avere una differenza di potenziale elettrico per realizzare una corrente, o a un delta T io associo un flusso di energia nel moto calore, giusto? Qui c'è un effetto incrociato, il gradiente di temperatura che fa circolare corrente. Questo effetto incrociato, ovviamente particolarizzato alla funzione di misurare la temperatura, dà luogo a quello che si chiama termocoppia. E cioè, se io a questo punto ho un giunto in un punto di cui conosco la temperatura e sono certo, quindi acqua e ghiaccio, e l'altro giunto dove voglio misurare, posso collegare questa differenza di temperatura, se conosco il coefficiente di Seebeck della coppia AB, notate alfa è della coppia B, se la coppia cambia, cambia alfa, quindi dipende dalla coppia. A questo punto ho una misura della temperatura T1, misura relativa, perché questa qui
ovviamente la devo conoscere. Non è una misura assoluta come termistori o termoresistenza, perché lì al valore di resistenza si collega il valore della temperatura, qui invece è relativo, perché ovviamente non è detto che questo deve essere per forza lo zero, io posso, basta che lo so e che è costante, collegare il delta T alla differenza di potenziale. Quindi la misura è una differenza in millivolt o in microvolt che io, conoscendo la coppia, virgolette, vado a quantificare, giusto? Attenzione, questa è un'applicazione di questa fenomenologia termoelettrica. Recentemente se ne è diffusa un'altra che voi nemmeno ci avete pensato. Ok? Che costo? Credo ormai queste borse che raffreddano gli alimenti quando si vede estate. Sono basati sempre sullo stesso principio. Ok? Questa volta non è il delta T, ma voi fate volutamente circolare corrente per creare il delta T. Ok? È sempre termoelettricità in uno schema come questo. Tale qua. Allora, è chiaro che immaginate quando Seebeck ha scoperto questa particolarità, attenzione, infiniti coppie di metalli, nella realtà questa è un'altra di quelle affermazioni generali, poi vedremo che da quando è partito Seebeck a quando si sono cominciate a fare le prime applicazioni, che è l'inizio del Novecento, ad oggi, quindi una storia lunghissima, sono 7 le termocoppie normalizzate e che si virgolette vendono, ok? Cioè 7 coppie generano questo fenomeno misurabile e percettibile e utilizzabile. Tutte le altre coppie di metalli lo fanno, ma lo fanno o, virgolette, in campi limitati di temperatura, per cui non sono dei sensori di temperatura, oppure è talmente piccolo che non riesci neanche a misurarlo. Quindi questo fenomeno esiste sempre, è applicabile alla misura della temperatura con una serie, e vedrete che questa affermazione, ma so, metalli, ma nelle 7 coppie di metalli puri non ce n'è uno. Cioè, si sono messi, hanno cercato, eccetera. Questa credo che sia una termocoppia tipo T e i fili sono costituiti da rame e costantana. La costantana è una lega che è stata, virgolette, pensata, realizzata, ottenuta quando c'era una necessità per i misuristi elettrici di avere un filo che avesse resistenza costante al variare della temperatura. Si è dovuto fare una miscela di nickel, cromo e alumel per riuscire a fare questa costantana. Alla fine nessuno se ne è fregato niente, non ha dato applicazioni, ha dato applicazioni invece in questi fili. Quindi questi 7 fili, di cui poi ovviamente discuteremo più approfonditamente, sono le 7 termocoppie normalizzate secondo questo schema. Quindi vedete, dalla legge e dall'intuito di Seebeck nel descrivere questi fatti, poi si arriva all'applicazione che dà luogo ad alcune particolari situazioni. Poi dopo adesso è diventato invece molto diffuso e poco costoso utilizzare per gli altri effetti, tipo i frigoriferi statici. Allora, questa tipologia di sensori, che era la tipologia che per prima ha dato un segnale, cioè le termoresistenze sono nate negli anni 1930, ma prima l'unica possibilità di misurare alte temperature senza
virgolette, fluidi termometrici, intorno all'inizio del Novecento c'erano solo le termocoppie. Quindi le termocoppie sono dei sensori di temperatura per altissime temperature. Le termoresistenze abbiamo visto che arrivano fino a 660 in versioni particolari, che invece di costare 400 costano 800, 1000 eccetera, arrivano a 850. Ma arrivati a 850 non c'è più possibilità, perché il platino comincia a ossidarsi. Quindi quel filo sottile, ok, si comincia a mescolare con l'ossigeno, non è più platino ma è ossido di platino, la resistenza dell'ossido di platino è un'altra cosa, quindi in pratica il sensore non è più applicabile. Quindi fino a 800 gradi, oltre 800 gradi di sensori per contatto ci sono solo le termoresistenze, le termocoppie, chiaro? Quindi nelle altissime temperature solo termocoppie, ok? Quindi il loro spazio ce l'hanno, continuano ad averlo, con tutti i problemi di uno schema così complesso, perché questo schema è complesso. Questo schema richiede che ci sia una temperatura costante e nota, chiaro? Poi dopo io vado a mettere questo secondo giunto protetto o esposto a seconda delle esigenze a misurare la temperatura. Allora, questo è il principio delle termocoppie. Questo principio ovviamente poi dà luogo a dei sensori che sono di ottimo livello, costano di meno e oltretutto vanno in competizione con le termoresistenze al di sotto degli 800 gradi, perché queste sono miniaturizzabili, sono piccolissime, molto più veloci e rapide di queste o di queste. Ci vediamo martedì.